Una buona serata dal telegiornale di Imperia TV e da Andrea Pomati. Il presidente della regione Giovanni Toti ha chiesto al capo dipartimento della Protezione Civile Nazionale di emettere un'ordinanza che consenta a comuni e province di derogare ai termini relativi all'iscrizione a bilancio delle somme urgenze. La richiesta è volta a non mettere in difficoltà gli amministratori locali, visto che i denari dal governo tardano ad arrivare. Il servizio. Il presidente della regione Giovanni Toti ha chiesto al capo dipartimento della Protezione Civile Nazionale di emettere un'ordinanza che consenta a comuni e province di derogare ai termini relativi all'iscrizione a bilancio delle somme urgenze. Tali spese infatti dovrebbero essere iscritte nei bilanci degli enti locali entro 40 giorni dalla loro attivazione, ma in questo modo gli amministratori locali si troverebbero senza copertura finanziaria, in quanto i fondi per ora messi a disposizione dal governo sono insufficienti e i nuovi fondi annunciati dallo Stato non potranno essere disponibili prima del nuovo anno. Toti ha evidenziato che sia i 100 milioni previsti in arrivo dal Ministero dell'Economia e Finanze, sia i 40 milioni previsti dal decreto fiscale, una volta ripartiti tra le varie regioni, saranno appena sufficienti a coprire le somme urgenze e che queste somme saranno disponibili nel primo caso dopo l'approvazione della Corte dei Conti e nel secondo caso a partire appunto dal 2020. Da qui la richiesta di derogare ai termini al fine di non costringere gli amministratori locali a scrivere a bilancio debiti senza copertura o a rinunciare nei prossimi giorni a lavori urgenti utili alle loro popolazioni. Toti ha anche evidenziato che resta il tema dei danni totali alle infrastrutture, oltre 500 milioni per la sola Liguria, e dei danni a aziende privati, stimati in una cifra superiore a quella provocata dalla tragedia del Ponte Morandi, cui si aggiunge la ormai pluridecennale attesa di infrastrutture adeguate alla Liguria, che l'emergenza di questi giorni rende ormai non procrastinabili nella loro realizzazione. Per questo il Presidente della Regione ha chiesto al Governo di convocare anche un tavolo Liguria per inserire nella legge di stabilità le risorse, le opere che il territorio ligure non può più attendere e gli strumenti legislativi per realizzarle, come accadde col cosiddetto decreto Genova. E a proposito dei fondi, le imprese attendono ancora l'erogazione dei fondi per i danni alluvionali del 2016 e ora ci sono altri danni da mettere in conto. La denuncia arriva da Gianni Manfredi di Ance Imperia, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili. Sentiamo. Manfredi, siamo ancora nel pieno di un'emergenza per danni da alluvione, da maltempo, ma Ance, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili di Imperia, lamenta anche il fatto che manchino ancora le risorse per i danni precedenti. Ci sono tante imprese che le aspettano e ci sarebbero molti lavori da fare già per il 2016. È così? Sì, è proprio così, anche perché dopo l'alluvione del 2016 abbiamo avuto nella nostra associazione diverse aziende che hanno subito purtroppo molti danni dovuti all'alluvione. Nonostante il Consiglio dei Ministri avesse emanato il decreto per contribuire a queste spese e avesse stanziato diverso denaro per dare una mano a queste imprese, a tutt'oggi non siamo ancora riusciti a capire il perché questi soldi, questo denaro non è ancora arrivato alle imprese. Sono 3 anni che stiamo lavorando, che stiamo prodigando per fare in modo che questo iter venga al termine, però a tutt'oggi non sappiamo ancora l'esito. Ora, E ora ci sono altri danni da riparare. sì, non sono ancora concluse, non è ancora concluso questo iter, che bisogna aprirne un altro, perché purtroppo esattamente 3 anni dopo è venuto di nuovo un altro evento che purtroppo ha lasciato il segno. Ma investire nella prevenzione dal punto di vista del rischio idraulico non costerebbe meno che riparare i danni? assolutamente sì, è quello che noi portiamo avanti da diverso tempo, è quello che cerchiamo di portare avanti insieme alle istituzioni, però purtroppo molte volte non udiscono quello che noi portiamo avanti, che diciamo, e quindi siamo sempre lì a riparare dei danni e a non prevenirli. Al via a Genova i lavori di risistemazione di Bocca d'Asse, si tratta di uno degli angoli più famosi e apprezzati da italiani e stranieri. Vediamo.
Hanno preso il via a Genova i lavori di riqualificazione del caratteristico borgo di Boccadasse, uno dei più amati da residenti e turisti. Gli interventi termineranno tra circa 5 mesi con una spesa prevista di 760.000 euro e prevedono il miglioramento dell'agibilità e della balneazione. Si tratta di una prosecuzione delle opere iniziate un anno fa all'indomani della mareggiata che nella notte fra il 29 e il 30 ottobre del 2018 aveva devastato il piccolo borgo genovese, danneggiando infrastrutture, negozi e imbarcazioni. Il progetto presentato il 30 aprile scorso propone soluzioni coerenti con il contesto paesaggistico e il ripristino dei sentieri storici con particolare riguardo alla crosa di via Aurora, oltre ad alcune migliorie di accesso. Verrà ripavimentata la passeggiata mare con lastre in pietra di arenaria, saranno rifatti gli impianti di smaltimento delle acque piovane e verranno migliorate le condizioni di accesso alla spiaggia soprattutto per i disabili. In programma anche il rifacimento della pavimentazione di Piazza Nettuno, il ripristino del bordo esterno della spiaggia, la sistemazione della scala per l'accesso a Piazzale Bassano dal Belvedere Firpo, con ripristino dei gradini in pietra. Nel corso dei lavori sarà elaborato e reso pubblico un cronoprogramma grafico per rendere pubblico il progetto complessivo di intervento. La fine dei lavori è stata prevista per maggio 2020. Il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana è intervenuto al Parlamento europeo in assemblea plenaria a Bruxelles per ostacolare l'inserimento di 2 emendamenti volti a eliminare le minoranze, aumentando il numero dei membri per ogni gruppo dell'assemblea delle regioni. Alla fine questa risoluzione è stata respinta. Sentiamo. Sì, grazie Presidente. Io ho ascoltato con attenzione l'intervento di apertura proprio del Presidente Lambert, soprattutto la parte finale nella quale ha definito fondamentale la rappresentanza di comuni e di regioni d'Europa per il futuro dell'Europa stessa, soprattutto futuro sociale, economico, ambientale e infrastrutturale. Oggi però con questa proposta si va nella direzione opposta, perché se andiamo ad aumentare quello che è il numero minimo per poter costituire un gruppo vuol dire limitare fortemente quella che è la presenza di realtà più piccole, ma sappiamo tutti così importante. Quello che passa con questa proposta è un concetto pericoloso e che noi consideriamo antidemocratico, perché comunque il numero dei membri per la costituzione dei gruppi, escludendo oltretutto dal calcolo dei membri i supplenti votati e che, ripeto, sono votati e rappresentano i vari organi e organismi territoriali, impedisce appunto a quelle realtà territoriali di avere voce in un'assemblea come questa, ad esempio. Ecco, noi vorremmo anche sapere, oltretutto, chi non farà parte di un gruppo, che fine farà, non avrà voce. Quindi noi, ripeto, respingeremo questo, come hanno già anticipato i colleghi e il presidente del nostro gruppo, respingeremo questo emendamento. Durante i servizi di controllo del territorio, i carabinieri di Sanremo hanno arrestato 2 tunisini, un 39enne accusato di evasione, un 27enne invece di detenzione di droga ai fini dello spaccio. I militari lo hanno trovato con 99 dosi di eroina. I particolari in un servizio. I carabinieri della Compagnia di Sanremo hanno svolto un servizio coordinato di controllo alle persone sottoposte a vario titolo a misure restrittive della libertà personale. Le pattuglie, sia in uniforme che in abiti civili, hanno ispezionato diverse abitazioni ubicate nel territorio ed in particolare nella Città Vecchia, arrestando in flagranza 2 tunisini, un 39enne ed un 27enne, poiché fermati all'esterno delle rispettive abitazioni, essendo sprovvisti di regolare autorizzazione ad allontanarsi. In particolare, durante il pomeriggio, nel setacciare il quartiere medievale, i carabinieri della sezione operativa hanno fermato il 27enne mentre parlava con un connazionale nella pubblica via, a poche centinaia di metri dal suo appartamento. Condotto in caserma per gli accertamenti di rito, ha trascorso una notte in camera di sicurezza. Durante la notte gli stessi militari hanno tratto in arresto un altro straniero già sottoposto agli arresti domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale, essendosi scagliato contro la pattuglia che lo aveva rintracciato in piazza Bresca dopo l'aggressione nei confronti di un connazionale avvenuta la settimana scorsa sempre nella Pigna.
Gli investigatori hanno pedinato l'uomo dall'uscita dalla sua abitazione fino ai giardini pubblici Regina Elena, notandolo mentre rovistava dietro un cespuglio. Una volta raggiunto e bloccato, l'arrestato è stato trovato in possesso di un involucro di circa 45 grammi, contenente 99 dosi di eroina. Accusato di evasione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, per lui si sono aperte direttamente le porte del carcere di Imperia. E adesso Imperia, dove è stato aperto questa mattina il nuovo parcheggio della frazione di Artallo, che conta 22 posti auto, di cui uno per disabili. Il sindaco Claudio Scaiola, presente insieme agli assessori ai lavori pubblici Esther D'Agostino e alla viabilità e frazioni Antonio Gagliano, ha evidenziato l'intenzione dell'amministrazione di programmare interventi in tutte le frazioni del capoluogo. Sentiamo. Più con l'inaugurazione siamo venuti a vedere, ad aprire questo parcheggio che ha seguito il nostro assessore ai lavori pubblici, molto brava, Esther D'Agostino. Era un lavoro che doveva finire 4-5 anni fa, forse di più. Tutte le nostre frazioni hanno un problema di sosta per le auto. Qui l'amministrazione precedente aveva previsto questo luogo e è stata una scelta buona. Il fatto che poi si è infilato in una serie di pastoie burocratiche, anche con sequestri, con interventi della magistratura, per cui appena arrivati, nei primi giorni, abbiamo messo la testa su questo problema ed è stato un groviglio da risolvere. Il groviglio si è risolto e quindi si è potuto fare il lavoro e, con particolare attenzione, vorrei che voi guardaste proprio i particolari. La raccolta delle acque bianche che sono la causa delle cadute, dei muri e dei danni che abbiamo nel nostro territorio. Questo parcheggio ha avuto molta attenzione sulla raccolta d'acque, come vedete, con tutte le caditoie, i tombini, tutto ciò che rende sicuro, che aiuta a non avere problemi e danni. Poi la tipologia della segnaletica, della diversa asfaltatura, insomma, un'opera che si inserisce bene in una frazione. Ma questa è l'occasione per dire che noi vogliamo porre molta attenzione sulle frazioni. Aspettando il centenario abbiamo fatto diverse manifestazioni nei nostri borghi, perché è giusto che fosse così, e poi sono molto belli. Dobbiamo uno a uno migliorare avendo più attenzione alle loro necessità. Abbiamo proprio in questi giorni, quindi una novità che vi do, dato un incarico all'architetto Papone, un architetto di particolare valore per l'arredo urbano, che ha come compito quello di preparare una serie di interventi sul pubblico e sul privato in tutti i borghi della città. Laddove ci vuole più cura, più attenzione, un inserimento di gusto, di livello, per riportare questi nostri borghi allo splendore che meritano. E poi ieri è stata firmata il nuovo contratto con Enel, per cui nelle frazioni di Imperia, entro maggio prossimo, quindi entro 6 mesi, saranno sostituiti 1300 pali della luce e illuminazione, dico 1300, siamo partiti quindi dalla periferia della città e dai borghi degli antichi comuni imperiesi, quindi un intervento molto massiccio, molto importante, che dimostra che dobbiamo avere attenzione verso questi luoghi, perché ci serve che per fare turismo a Imperia noi si possa offrire il mare, degli eventi e delle manifestazioni di pregio e si possa far vedere il nostro bellissimo entroterra. Con questo parcheggio abbiamo realizzato 22 posti auto, 21 più un posto disabili, che sono fondamentali per la frazione, perché i posti sono molto, molto pochi, come accade in tutte le altre frazioni, come ha detto il nostro sindaco, vedremo di fare qualcosa in tutte le frazioni. Quindi abbiamo 22 nuovi posti auto a disposizione per la frazione. Abbiamo realizzato siamo partiti con realizzare le murature, quindi le murature in cemento armato rivestite in pietra, abbiamo realizzato il fondo con lo scolo delle acque, quindi la raccolta delle acque, abbiamo realizzato appunto l'asfalto di due tipologie proprio per integrarlo meglio nel paesaggio e abbiamo inserito l'illuminazione e un tocco di verde per completare l'opera.
E a proposito di frazioni, gli abitanti della frazione imperiese di Poggi rivendicano un maggiore interesse da parte dell'amministrazione comunale. Pronta la replica del vice sindaco Giuseppe Fossati, che annuncia uno stanziamento di 220.000 euro. Il servizio. L'annuncio dato nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale di Imperia relativo al fatto che i fondi ricavati dagli oneri di urbanizzazione per la realizzazione di ville nell'ex cava di Poggi saranno impiegati per interventi di riqualificazione del Borgo Prino ha scatenato la reazione degli abitanti di Poggi riuniti nell'associazione Poggi Sottosopra. Il sodalizio, in una nota evidenziando di non voler fare alcuna battaglia fra borgate, ha affermato ad alta voce il diritto a una maggiore attenzione per la frazione di Poggi da parte dell'amministrazione comunale, soprattutto con preciso riferimento le risorse che proprio dalla medesima traggono origine. In merito è subito intervenuto il vice sindaco Giuseppe Fossati, evidenziando che i fondi dell'operazione dell'ex cava destinati al Prino saranno 80.000 euro, mentre alla frazione di Poggi andranno 220.000 euro. I fondi, come ha spiegato Fossati, verranno destinati a interventi da realizzarsi secondo le indicazioni di uno studio che proprio nei giorni scorsi è stato commissionato a un professionista. Fra gli obiettivi, la riqualificazione della pavimentazione dei vicoli e del centro del borgo. Ancora Imperia, perché ci sono nuove polemiche per il protrarsi della chiusura della piscina comunale a causa di lavori. A farsi avanti questa volta è la segreteria cittadina del Partito Democratico. Sentiamo. La piscina comunale di Imperia da tempo chiusa per lavori, ancora una volta al centro della polemica. A farsi avanti con una nota la segreteria cittadina del Partito Democratico, che contesta la mancata apertura dell'impianto entro la fine di novembre, come era stato annunciato dall'amministrazione in consiglio comunale. Il PD punta il dito sui disagi subiti dagli utenti negli ultimi mesi e chiede quanto tempo si dovrà ancora attendere prima di poter usufruire nuovamente della piscina. L'assessore allo sport Simone Vassallo, che segue i lavori insieme all'Arenantes, ha fatto sapere che gli interventi messi in atto sono importanti e tecnicamente complessi e che comunque la piscina riaprirà i battenti quanto prima. Ulteriori lavori, come annunciato in precedenza, verranno realizzati la prossima estate, proprio per evitare un prolungamento della chiusura nel periodo invernale, che è quello di maggiore affluenza del pubblico. Un progetto all'interno della scuola per offrire alle persone la possibilità di conoscere il proprio territorio affinché le giovani generazioni restino e creino imprese. L'iniziativa è stata presentata questa mattina all'Istituto Ruffini di Imperia da Gian Stefano Negri della cooperativa La Fenice, che insieme ai docenti della scuola ne ha portato avanti l'organizzazione. Vediamo. Il nostro programma, il nostro progetto è quello di offrire la possibilità alle persone non solo di conoscere il proprio territorio da un punto di vista anche storico, cartografico, ma anche e soprattutto di fare un percorso di tipo personale. L'obiettivo è quello che le giovani generazioni in qualche modo rimangano sul territorio e creino un'azienda, facciano un'impresa. Tutto questo si traduce in un piccolissimo assaggio, no? Di quello che potrebbe da essere delle competenze tecniche di marketing, di creazione d'azienda, di lettura del territorio, insieme ad un percorso di tipo personale. Conoscere se stessi è indispensabile per poter poi agire nel mondo come persone responsabili e libere. E questo è un primo percorso offerto alla scuola. Il secondo percorso è un percorso più ampio che è iniziato sabato scorso, gestito dall'Accademia Sempre del Ponente e diciamo così, portato in atto concretamente dalla cooperativa La Fenice attraverso dei professionisti che faranno lo stesso percorso che fanno i ragazzi, però in maniera più ampia. Si tratta di lavorare per circa un anno, tutti i sabati, con giovani adulti che hanno l'intenzione di fermarsi sul territorio e di creare una piccola impresa. Infatti l'obiettivo è che questi giovani adulti creino o progettino, no? Una loro piccola azienda, una loro piccola impresa, no? Per cui valga la pena, no? Di poter spendere la vita, il tempo, le risorse. In questo caso, in questo corso, il percorso di tipo personale è qualcosa che lo vede trasversale nel senso che
non solo conoscere se stessi, conoscere i propri meccanismi, conoscere le proprie attitudini, ma soprattutto diciamo così, imparare ad essere delle persone attive e proattive nel linguaggio, nell'atteggiamento, nel comportamento, no? La vita, il mondo, la nostra esistenza offre sempre l'opportunità. Quella di cogliere l'opportunità è uno degli obiettivi importanti che noi ci prefiggiamo da un punto di vista personale. Il fatto di vivere il tempo non come qualcosa che sfugge, ma come qualcosa che è un'opportunità per noi è importante. Per noi è importante, lo diventa importante per questi giovani adulti, perché fondamentalmente la loro crescita va a pari passo con il marketing, la creazione di impresa, la lettura del territorio, la cartografia, no? E quindi le due realtà tecniche e personali si fondano e possono dare, diciamo così, origine ad un progetto concreto. Sono 5 i comuni che hanno aderito alla Sanremo Marathon, che si svolgerà domenica 8 dicembre. La corsa, oltre a interessare la città dei fiori, dà la possibilità ai corridori di ammirare i borghi di Arma di Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare e Ospedaletti. Ai nostri microfoni l'assessore al turismo del comune di Ospedaletti, Birgit Brügger. Il comune di Ospedaletti è uno dei 5 che ha aderito a questa bellissima manifestazione che è la maratona. Ecco, come? Allora, a noi fa particolarmente piacere che facciamo parte comunque di questa Sanremo Marathon, che è la terza edizione e che si terrà appunto nei 5 comuni che sono lungo la pista ciclabile. Allora, viene interessata la nostra pista ciclopedonale che arriva fino alla fine della pista, che noi la consideriamo comunque l'inizio della pista ciclopedonale, e poi tornano indietro e vanno di nuovo verso Sanremo. Lungo il percorso ci saranno i volontari che assistono ai corridori e in più ci sarà anche un intrattenimento musicale, cioè proprio nel momento quando passano i corridoi, che comunque ci sarà anche un po' di movimento. E siamo particolarmente contenti che la Maratona di Sanremo passa anche nel nostro paese, perché è un evento molto importante e lo sport per noi è importantissimo, come ho detto prima, e quindi noi speriamo adesso nel bel tempo che ci sia veramente una manifestazione ben riuscita e che ci porta anche un po' di gente per vedere il nostro bel paese. Tra l'altro avete già programmato il vostro calendario eventi, che cosa c'è di bello? Allora, in questo calendario delle feste natalizie, diciamo, abbiamo cercato di soddisfare un po' tutti i gusti, quindi spaziamo veramente dagli eventi culturali, che possono essere i concerti, i teatri, fino ad arrivare anche agli eventi sportivi, perché abbiamo detto magari durante il feste uno mangia un po' di più del solito, quindi magari anche piacere di muoversi. Quindi tra tante iniziative troviamo anche le camminate nelle colline di Ospedaletti, una che porta a Col di Roni, una che porta fino a Seborga, quindi un po' più impegnativa. E poi c'è anche la pedalata con Babbo Natale, che è una cosa carina un po' per tutti, sia per i bambini che per i grandi, per il famiglia, insomma. Poi abbiamo e anche delle cose un po' più spirituali, diciamo, perché abbiamo un bel concerto con il coro polifonico del Marchesato di Saluzzo, che vengono qua a Ospedaletti nella nostra chiesa parrocchiale e ci fanno un bel concerto, quindi ci portiamo già in sintonia un po' con le festività del Natale. Poi abbiamo anche una cosa un po' particolare, una meditazione di Natale, che anche questa per donare magari un po' di pace, un po' di tranquillità, una visione un po' interiore anche per portarci a questa importante festa. Poi abbiamo pensato naturalmente anche ai nostri più piccoli, ai bambini, ai ragazzi, abbiamo dei spettacoli con le magie, con intrattenimenti del genere, poi abbiamo anche nella nostra sala polivalente La Piccola abbiamo 3 proiezioni di film per bambini, per famiglie e quindi poi una cosa molto carina, anche facciamo una specie di discoteca per i ragazzi un po' più grandi, cioè tutto fatto, organizzato da noi, diciamo, quindi
No, cioè, siamo molto soddisfatti con questo programma che veramente cerca di coprire un po' tutti i gusti. E anche Genova si prepara al Natale per fare in modo che la festa sia coinvolgente per tutta la città. L'obiettivo è organizzare eventi anche per attirare turisti, come hanno sottolineato il sindaco Marco Bucci, l'assessore al commercio Paola Bordilli e l'assessore allo sviluppo economico Laura Gaggero. Sarà un bel Natale, abbiamo fatto un bel programma, ci saranno tante cose nuove, ci aspettiamo la gente numerosa, ci aspettiamo la partecipazione della città, ancora più di come è stata l'anno scorso, dove abbiamo avuto una partecipazione veramente notevole. Ogni anno devo dire che si sta lavorando proprio su questo, cioè far sì che la festa, che ovviamente prende il via dal nostro centro città, possa anche far sì che diventi, cioè, sempre più una festa cittadina, cioè, quindi Certosa, con anche San Pier d'Arena, gli alberi che vengono dati nei vari municipi. Ecco, credo che sia bello questo, insomma, stiamo cercando davvero, e ogni anno c'è questa volontà maggiore sempre di lavorare per far sì che la festa sia festa cittadina dell'intera città, con anche ricadute per la nostra città. L'offerta per il Natale, per il Capodanno, sarà molto ampia, coinvolgerà tutta la città. Noi abbiamo mirato anche le nostre campagne di comunicazione a tutte quelle location, a tutte quelle città che sono collegate direttamente con Genova. Abbiamo fatto una campagna con la Francia, con i Paesi Bassi, che hanno collegamenti diretti via aerea. Abbiamo avuto più di 1 milione di impression nell'ultima settimana di campagna. Ho visto il programma, io sono molto contento, saranno contenti anche i genovesi. Adesso l'angolo di Daniele Lacorte. Quante volte abbiamo sentito parlare di marchio di fabbrica, di contraffazione, poi dopo nuove sigle, di acronimi che lasciavano spesso perplessi. Denominazione di origine controllata, denominazione di origine protetta, prodotti a indicazione geografica, chi più ne ha ne metta. Poi il marchio dell'Unione Europea per evitare contraffazione di prodotti, soprattutto dalla Cina, e ancora l'offensiva di generi alimentari fasulli come il Partisan per scimmiottare il parmigiano reggiano e per rifilare ai consumatori d'oltreoceano, soprattutto generi che di italiano hanno proprio nulla. Mozzarelle, provole, pelati, tanti altri fiori all'occhiello del Made in Italy sono finiti nel calderone delle leggi estere che hanno aperto al fasullo. Ma l'ultima è quella dell'aceto balsamico, fino a pochi giorni fa contraddistinto dal marchio Modena. È caduto anche quello, e l'aceto potrà portare il nome di balsamico, con aggiunto, le diverse città dove verranno prodotte, non solo italiane. Tutto perché in Germania hanno prodotto l'aceto balsamico, permettendo all'Unione Europea di identificare nell'IPG l'indicazione geografica protetta, aggiungendo a un prodotto. Così, se fino ad ora l'aceto balsamico era di Modena, perché a Modena l'hanno inventato e prodotto, da domani tutti potranno produrre aceto dolcificato e chiamarlo balsamico, aggiungendo la città di produzione, che sia italiana, francese, tedesca, eccetera. Attenzione però a non fidarsi troppo, perché è aceto balsamico, ma c'è aceto e aceto, balsamico e balsamico. Noi continueremo a comprare Modena. E ora ancora le notizie relative all'autostrada dei fiori. Di seguito indichiamo solo i cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sui tronchi A6 Torino-Savona e A10 Savona confine di Stato. Tronco A10 Savona Ventimiglia confine di Stato, direzione Italia, carreggiata sud tra Bordighera e Sanremo, chiusura della corsia di marcia o di sorpasso per disagaggi viadotti Colmo e Pelotta dal 2 dicembre al 6 dicembre. Tra Imperia Est e San Bartolomeo, chiusura della corsia di marcia per manutenzione barriere di viadotti Varcavello e San Pietro dal 2 all'8 dicembre. Tra Spotorno e Savona, carreggiata chiusa della corsia di marcia per rilievi dal 2 al 6 dicembre. Direzione Francia, carreggiata nord, tra Spotorno e Finale Ligure, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Rocca Carpanea dal 2 all'8 dicembre. Tra Sanremo e Bordighera, chiusura della corsia di marcia per installazione attenuatore d'urto dal 2 al 6
dicembre. Tronco 6, Torino Savona, direzione Savona. Traceva e millesimo, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per lavori di rifacimento dell'impalcato del viadotto Mollere Sud. Fino al 9 aprile, traceva e millesimo, chiusura della corsia di emergenza e marcia per lavori di adeguamento barriere di sicurezza viadotti Chiappa e Onzerini fino al 31 gennaio. Traceva e millesimo, chiusura della corsia di sorpasso per lavori di adeguamento galleria Montezemolo fino al 6 dicembre. Tra millesimo e altare, chiusura della corsia di emergenza e marcia per lavori di miglioramento sismico fino al 12 marzo. Tra Altare e Savona, restringimento della carreggiata in regime di deviazione della carreggiata nord per lavori di rifacimento dell'impalcato viadotto Madonna del Monte fino al 9 aprile. Direzione Torino, tra millesimo e Ceva, chiusura della corsia di emergenza e marcia per lavori di miglioramento sismico del viadotto Valbona-Molinazzo fino al 31 dicembre. Tra millesimo e Ceva, restringimento della carreggiata in regime di deviazione della carreggiata sud per lavori di rifacimento dell'impalcato del viadotto Mollere Sud fino al 9 aprile. Tra Savona e Altare, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per lavori di rifacimento dell'impalcato del viadotto Madonna del Monte fino al 9 aprile. Bene, è tutto per questa edizione. Andrea Pomati, un grazie per il vostro cortese ascolto e l'augurio di trascorrere una buona serata. Arrivederci.